Ciao ragazzi, io sono Chef Fabio e oggi facciamo un piatto giapponese chiamato Katsudon. Adesso vi presento tutti gli ingredienti che useremo oggi. Qui c'è carne di maiale, è tagliata in fettine, ok? Già è condimentata con sale e pepe. Dopo passa per la farina, le uova e panko, che è pane grattugiato. Dopo useremo la cipolla, qui è mischiata, cipolla normale e anche la cipolla tropea. E piselli e finalizziamo con porro. Però la parte fondamentale è questa salsa. Questa salsa è fatta con acqua, soia, mirin, ondashi e glutamato, anche zucchero, ok? La ricetta e quantità starà nella descrizione del video, ok? Ok, iniziamo il processo. Come ho detto prima la farina, le uova e adesso panko, che è il pane grattugiato. Nel frattempo che qua finalizza di friggere questo carne di maiale, iniziamo il seguente passo. Facciamo burro qua in questa pentola per friggere la cipolla e per iniziare la ultima fase del piatto. Ok? Se io sto usando burro adesso, però si può fare anche con olio normale, ok? Non c'è, è come a criterio vostro, ok? Mettiamo la cipolla in tutto, perché questo si fa un piatto alla volta. Saltiamola. Io uso cipolla, che è praticamente tradizionale, però si può usare anche altri ingredienti come broccoli, cavolfiori, a criterio vostro anche, scelta vostra, come vi piace. Ok? Adesso, seguendo, qua c'è la cipolla, aggiungiamo la salsa. Okay. E adesso anche sopra il panato. E una uova. Adesso è molto importante che si cuoce lentamente questa uova e mettiamo un tappo. Ok, finalizzando il piatto, impiattamento. Ok, qua sta il riso e pronto, e finalizziamo con porro. Però c'è altri ingredienti se a voi piace, come benishoga e altri condimenti. Questo è il piatto. Grazie e buon appetito. Okay. Se vi è piaciuto questo video, si iscrivete al canale e seguite le prossime novità. Grazie mille, alla prossima.